la linea Ezio Zermiani per le ultime novità dalla pista. Allora, per quanto riguarda le ultime novità, torniamo ovviamente in gara con Senna che parte dalla destra, aveva chiesto appunto, dopo aver fatto la pole position, di partire, era sulla sinistra, di partire dalla destra, perché lui sostiene, ed è anche vero, che in quel posto il tracciato è veramente migliore, nel senso che non c'è sporco sulla pista, quindi diceva è inutile che io prenda tanti rischi per partire in pole quando devo partire in situazioni di terreno inadatte o peggiori rispetto al secondo che è Prost. Prost questa mattina nel warm up ha detto: sono soddisfatto della macchina, è perfetta, non ci possono essere scuse da accampare, l'unica cosa dice effettivamente che qui è difficile sorpassare, quindi si giocherà molto sul discorso del cambio gomme, stiamoci quindi attenti a questo cambio gomme perché è importantissimo, e a questo riguardo vi posso dire che l'unico delle Pirelli Nakajima a mettere le gomme dure da non cambiare, il resto delle Pirelli faranno un pit stop. Lo stesso Senna come strategia, pensate un po', ha detto probabilmente con le C dovrei non cambiare, effettivamente vuol mantenere il vantaggio della pole per poter in questo modo evidentemente riuscire ad avere e a mantenere questa situazione di privilegio, perché sa benissimo lui e come tutti quelli del team McLaren che in questo momento la Ferrari è decisamente più forte. E avete visto correre sullo schermo, sta concludendosi adesso lo schieramento di partenza che vede in prima fila Senna e Prost, seconda Mansell Berger, terza Buzzi e Piquet, quarta Patrese senza Alesi, poi Moreno, Suzuki, Martini, Warwick, Capelli, Nakajima, Herbert, Gugelmin, Bernard, Larini, Pirro, Morbidelli, Alio, Modena. E ancora Brabham, Caffi, Alboreto, De Cesari, se avete sentito tre nomi nuovi, Moreno al posto dell'infortunato Nannini, Herbert al posto dell'infortunato Donnelly, sta anche lui riprendendosi bene, e infine Morbidelli che ha preso il posto di Barilla nel team Minardi.